L'ape capricciosa. Un giorno Camilla, una piccola ape capricciosa, partì alla scoperta del mondo. Per prima cosa incontrò un grillo. Allora si rivolse alla regina e le disse: "Oh, come mi piacerebbe saltare come lui! Per piacere, ape regina, pensaci tu!" La regina era anche una fata. E non le fu difficile esaudire il desiderio. Camilla, diventata grillo, si mise a fare tanti salti e si divertiva un sacco. Ma mentre saltellava, vide una farfalla bellissima che apriva le ali e spiccava il volo. Come mi piacerebbe volare con ali così belle! Ape regina, pensaci tu! Allora la regina la tramutò in farfalla. Svolazzare qua e là le piaceva moltissimo. Ma poi vide una coccinella e fu colpita dal suo corpicino rosso a puntini neri. Allora chiese all'ape regina: "Oh, come mi piacerebbe essere una coccinella!" E Camilla diventò una coccinella. Ma ad un certo punto vide un'ape operaia con le zampine coperte di polline. "Cosa stai facendo?" le chiese Camilla. "Faccio la scorta del nettare per fare il miele. Soltanto noi api siamo capaci di farlo." Allora Camilla disse: "Oh, come mi piacerebbe essere un'ape e fare il miele!" La regina sorrise e la fece ridiventare la piccola ape di prima. Da quel giorno Camilla diventò una piccola ape laboriosa e mai più desiderò essere diversa da quello che era.